Ogni progetto ha un padre e una madre, così diceva Le Corbusier. Ogni incontro creativo presuppone un aspetto di astrazione e un aspetto di concretezza. Nel caso del mio incontro con la Nura, chi è la concretezza e chi è l'astrazione? Il progetto compone due parti diverse che solo in apparenza sembrano contrapporsi, ma che in realtà determinano l'unità del progetto. Una tige metallica cablata che contiene la complessità e il portalampade e il cablaggio completo e una serie di vetri di varia forma con delle forme elementari semplici. Questa lampada di autore ignoto, composta da una tige metallica cromata che pende dal centro di una stanza e da una sfera in vetro opalino, è il modello archetipo della lampada a sospensione. Esisteva dalla prima del Novecento ed è poi stata usata da tutti gli architetti del movimento moderno, a partire da Hoffman per finire a Gropius. La gestazione è durata almeno 3 anni. In questo lasso di tempo c'è stata una fattiva collaborazione con l'ufficio tecnico della Nura, durante la quale sono state poste sul tappeto le varie stanze e sono state composte. Queste stanze sono storiche, tipologiche, utopiche, tecniche di comunicazione. Questi tre modelli non sono altro che un accenno a quella che potrebbe essere una variazione, una serie aperta di altre possibilità, un po' come le note musicali, e quindi prospettano una possibilità di ampliamento della gamma. Con un lavoro di sottrazione si è arrivati a una soluzione semplice. La semplicità è complessità risolta.